Il Comune di Berceto ha aderito a un progetto ministeriale del Ministero degli Interni per avere dei profughi nel proprio territorio, profughi non abbandonati a se stessi, non persone che possono creare dei problemi di ordine pubblico, ma anche di semplice decoro, ma persone che cercano di essere integrate attraverso l'apprendimento della nostra lingua, delle nostre tradizioni e anche attraverso dei corsi di formazione per imparare dei lavori socialmente utili. Tutto questo è avvenuto nel giugno 2011. Il Ministero ci ha accolto un progetto per 19 profughi, di cui 15 tra Berceto e Viare e 4 a Varano Melegare attraverso sempre un progetto del Comune di Berceto. Noi abbiamo valutato questa esperienza come un'esperienza positiva che si è anche preservato in tutti questi anni dal dover ricevere obbligatoriamente dalla Prefettura, dall'oggi al domani, dei profughi, come succede in tanti paesi, profughi che poi sarebbero abbandonati a se stessi, pur costando gli stessi soldi al governo italiano e all'Unione Europea. Questo progetto infatti non ha nessun costo per il Comune di Berceto, ci permette di svolgere un'attività su nostra iniziativa e non obbligati dalla prefettura, dalle prefetture come sta succedendo, e ci permette anche di seguire, di controllare questi profughi, e infatti in tutti questi anni non abbiamo avuto problemi. Due profughi addirittura, dopo la permanenza di un anno nel progetto, si sono voluti fermare a Berceto e sono Nanà e Samuel, che continuano a lavorare per la comunità, continuano a lavorare per il comune, e noi siamo particolarmente contenti, anche se ci dispiace che non riescono a trovare ovviamente in paesi come Berceto lavori che possono garantire anche un buono stipendio, per cui sono persone che vengono prevalentemente, questo mi dispiace, sfruttati anche dallo stesso comune. Tutti i restanti profughi invece, come dicevo, fanno dei corsi di formazione, abbiamo messo a disposizione un bravo artigiano che sa insegnare loro a fare tantissime attività. E infatti ogni mese ho reso conto di tutte le attività che svolgono. Ad esempio nel mese di ottobre hanno sistemato diversi cimiteri, compreso l'ossario del comune di Berceto, del cimitero capoluogo, fatto veramente tante cose che servono alla comunità. È un modo anche questo per integrare veramente le persone, non lasciarle abbandonate e non permettere loro di creare dei problemi. Sindaco, come sono accolti dalla popolazione bercetese questi profughi? Dal cittadino ordinario? Difficilmente la popolazione bercetese ha motivi di lamentarsi, infatti non ho mai ricevuto nessuna lamentela, e anzi sono soddisfatti del fatto di vederli lavorare per la comunità con tanti lavoretti che sono veramente utili, come anche raccogliere le foglie e quindi seguire tutte queste attività che sono particolarmente necessarie in un periodo come l'autunno, dove la caduta delle foglie di solito si accompagna anche con forti piogge e le foglie intaserebbero le fognature. Noi abbiamo cercato invece di fare, direi, giornalmente questa attività proprio grazie ai profughi. E poi c'è da tenere presente che tutti gli edifici comunali sono stati ritinteggiati da loro insieme a Franco De Soccio, che tutti i cimiteri sono stati in parte sistemati da loro, che vengono fatti veramente tanti, tanti lavori da parte loro, e quindi la comunità di Berceto si rende conto di queste attività pur vedendo che sono seguiti e che quindi non sono persone abbandonate o in piazza dalla mattina alla sera, ma sono persone che hanno tutte le loro attività, a iniziare da quello dell'apprendere la nostra lingua.